Dopo il presidio permanente nei luoghi di Campochiaro destinato alla costruzione di una delle centrali a biomasse previste per il Molise, dopo aver bloccato i lavori richiedendo la sospensione e la revoca dei provvedimenti autorizzativi, dopo la grande giornata musicale per dire no alle biomasse, arriva la manifestazione a Campobasso con presidio della sede della giunta regionale. Sicuramente noi aspettavamo ancora più persone, nonostante le tantissime che hanno partecipato oggi, ed è una grossa cosa. Non riusciamo ancora a far capire che il discorso che noi vogliamo portare in piazza è un discorso che deve coinvolgere tutti, perché la salute è di tutti e in questo caso i rischi per la salute sono i rischi che corriamo tutti. Quindi certo, se ci fosse l'appoggio da parte di tutti gli altri comuni, in particolare dei comuni più grandi, sarebbero manifestazioni ancora più riuscite. Noi siamo comunque soddisfattissimi di quello che oggi abbiamo realizzato e soprattutto di quello che hanno realizzato i comitati che si sono messi alla guida di questa manifestazione. Noi cerchiamo la revoca o l'annullamento delle autorizzazioni, perché per quell'area noi riteniamo che bisogna fare tutt'altro anziché delle centrali a biomassa. Noi abbiamo un Matese che dobbiamo sfruttare appieno, può essere una strada il Parco Nazionale del Matese collegandoci al versante campano, ma non possiamo neanche dimenticare la storia, l'archeologia, la cultura di cui è intrisa quelle aree. Quindi dobbiamo far sì che partendo poi dal Matese si possa in un modo molto più ampio coinvolgere tutto il Molise in una nuova progettualità legata sicuramente a un turismo diverso, un turismo sostenibile e non a uno sviluppo energetico o uno sviluppo industriale che possa avvantaggiare anche poche persone.